Saluto anche Duccio Canestrini, che vedo, e Loredana De Vita e Patrizia Saloboni. Sono i presenti che riesco a vedere adesso qua. Buonasera. Buonasera. Ciao Duccio. Ecco. Dunque, allora noi cominciamo oggi la presentazione di un ciclo sull'Africa, l'Africa terra d'origine di Homo sapiens, come tutti sanno, è un continente gigantesco, composto di 54 stati, 1.350.000.000 di abitanti, che preme alle porte. D'altra parte si tratta di una sequenza di migrazioni che datano da almeno 80.000 anni circa, insomma. Quindi, ora, gli incontri previsti sono oggi con la professoressa Pallaver, dedicato alla costruzione dell'immagine dell'Africa, una genealogia, questo è il titolo. Giovedì prossimo, 8 ottobre, parlerà il professor Woldelul Kelati Dirar, che sul tema della colonizzazione del continente africano. E il professor Woldelul Kelati Dirar insegna al Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e delle Relazioni dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre è previsto l'intervento dell'antropologo Cesare Poppi, che parlerà sul tema Il futuro della sirena, modernità, globalizzazione, religioni tradizionali africane. E poi il quarto incontro del giovedì 22 è dedicato all'economia, alla società, alle istituzioni dell'Africa odierna. Parlerà la professoressa Anna Maria Gentili dell'Università di Bologna. Infine, il quinto incontro è dedicato ad un autore, un poeta molto noto, che è appunto Senghor, poeta e filosofo dell'universalità. L'autore sarà Cheikh Tidiane Gaye, che è poeta e scrittore, e così chiuderà questo ciclo. Ora, la professoressa Karin Pallaver, che abbiamo il piacere di ospitare questa sera, è professore o professoressa associata di storia e istituzioni dell'Africa presso il Dipartimento di Storia e Culture e Civiltà dell'Università di Bologna. Il suo campo di studi è la storia economica e sociale dell'Africa orientale e con particolare riferimento al XIX secolo e al primo periodo coloniale. Ha svolto attività di ricerca in Tanzania, in Kenya, in Gran Bretagna, in Germania, in Italia, e presiede l'Associazione di Studi Africani. Le diamo la parola ringraziandola di aver accettato l'invito. Prego. Ringrazio voi per l'invito. E mi dispiace non poter essere lì in presenza perché, come dicevo, sarei tornata volentieri in Trentino, visto che sono trentina, avrei approfittato per una visita ai miei genitori che stanno in Val di Fiemme, ma purtroppo sappiamo che insomma, la situazione è quella che è e quindi almeno riusciamo a vederci online, che è già qualcosa. Allora, volevo far vedere una presentazione che avevo preparato. Allora, faccio la condivisione dello schermo. Okay. Allora, voi vedete la presentazione a schermo intero? Sì. O vedete quella con le mie note? Perché ho due schermi. La costruzione dell'immagine dell'Africa è una genealogia. Ok, quindi solo lì. Ok, perfetto. Benissimo. Sì. Allora, sposto anche la mia immagine che mi copre. Ok, benissimo. Allora, ho pensato di dedicare questo mio breve intervento su un aspetto che mi sta molto a cuore, perché tocca, secondo me, in maniera importante quello che è la nostra percezione dell'Africa oggi e come ci relazioniamo all'Africa e agli africani in un momento, come diceva Claudio Tugnoli prima, nel quale
di Africa si parla molto, perché appunto l'Africa preme alle porte della fortezza europea e quindi si ha molto spesso a che fare con delle rappresentazioni che molto spesso sono generaliste, stereotipate e caratterizzate da molti pregiudizi sia dell'Africa che degli africani. E quindi quello che vorrei fare è cercare di isolare, evidenziare quali sono effettivamente questi stereotipi, questi pregiudizi e vedere quali sono le implicazioni, quindi cosa comportano e soprattutto usare la storia, perché è la disciplina, diciamo, che mi compete in quanto appunto sono storica dell'Africa, per capire da dove derivano questi stereotipi, da dove arrivano, quali sono le radici, qual è la genealogia. Vorrei partire da uno dei grandi autori della letteratura africana, quello che viene considerato il padre della letteratura africana, che immagino molti di voi conosceranno, che è Chinua Achebe. Scusate, ho sbagliato a scrivere, non è con la U Chinua, ma Chinua è Achebe. Poi dopo in un'altra slide torneremo su Achebe, dovrei averlo scritto correttamente. Che è appunto, dicevo, il padre della letteratura africana, perché nel 1958 è il primo africano che pubblica un romanzo che parla di Africa, lo pubblicherà in lingua inglese, e che sarà un romanzo che avrà un successo strepitoso a livello internazionale, tanto che sarà tradotto in tantissime lingue. Il romanzo si chiama il Things Fall Apart, il crollo. E nel 1977 Chinua Achebe pubblica questo saggio dal titolo An Image of Africa, un'immagine dell'Africa. Ed è un testo che si concentra soprattutto su un romanzo scritto da un autore occidentale, che è Joseph Conrad, che si chiama Heart of Darkness, Cuore di Tenebra. E all'interno di questo saggio appunto Achebe decostruisce quelle che sono, secondo lui, gli aspetti razzisti che sono contenuti all'interno di questo romanzo. Torneremo su questo aspetto. Quello però che vi vorrei dire adesso per partire è l'episodio che porta Achebe a scrivere questo saggio e poi a attaccare Conrad, definendolo appunto un perfetto razzista. Achebe racconta che una mattina d'autunno del 1974 passeggiava per le strade dell'università americana dove insegnava, dove era docente di letteratura africana, e viene avvicinato da un signore che gli chiede: ah, lei è uno studente? E Achebe risponde: no, sono professore qui all'università. E questo signore gli chiede: ah, e cosa insegna? Insegno letteratura africana. Allora questo signore stupito dice: ah, ma pensi, conosco un altro che insegna storia dell'Africa. Non avrei mai pensato che l'Africa avesse queste cose, che avesse la letteratura, che avesse la storia. No? E Achebe parte da questo episodio e poi accenna altri episodi nei quali si è scontrato con questa idea, con questa immagine dell'Africa, e appunto scrive questo saggio, sul quale tra poco torneremo. Nel mio piccolo, anche a me è capitato di scontrarmi con queste idee sull'Africa, e come penso capiti poi spesso a noi che abbiamo a che fare con l'Africa o insegniamo l'Africa, insegniamo materie che hanno a che fare con l'Africa o lavoriamo, facciamo ricerca in Africa. E questa sono alcune frasi che una signora mi ha detto quando le ho detto che insegnavo storia dell'Africa all'università. E la sua reazione inizialmente è stata: storia dell'arte? E ha detto: no, no, insegno proprio storia dell'Africa. Lei è rimasta un po' stupita e poi mi ha detto, e qui ho riportato la citazione che uso sempre anche con i miei studenti quando inizio a parlare di questi temi: ah, l'Africa. Che paese meraviglioso, se solo avessero un po' più di cultura, perché hanno tante ricchezze, ma sono troppo impegnati a farsi le guerre per accorgersene. Ecco, queste sono quattro frasi
che ho fatto in fretta ad annotarmi perché ci tenevo a poi averle per poterle riportare poi nei miei PowerPoint, perché sono un distillato di quella che è, di quelle che sono le generalizzazioni, i pregiudizi e gli stereotipi che solitamente impieghiamo quando pensiamo all'Africa. E quali sono questi stereotipi? Innanzitutto, l'Africa considerata come un paese e non come un continente. Di nuovo, come diceva Tugnoli prima, l'Africa ha 54 stati indipendenti. Se includiamo il Sahara occidentale, che è una indipendenza, diciamo, non concessa, ma richiesta e contesa, l'Africa è un paese che ha 54-55 stati, insomma. E quindi non è un paese, è un continente. Se noi ci riferiamo all'Africa come a un paese, ovviamente andiamo ad appiattire tutte quelle che sono le diversità che caratterizzano l'Africa, da un punto di vista culturale, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista linguistico, da un punto di vista economico. Altro aspetto che emerge da quelle quattro frasi è l'idea che l'Africa non abbia una cultura, che l'Africa sia barbara e primitiva, per usare la terminologia che veniva impiegata durante il periodo coloniale, no? L'Africa è indietro rispetto a noi, no? Sono i primitivi, sono barbari, non sono civilizzati. E sarà uno degli aspetti che andremo a trattare oggi, a capire da dove deriva. Terzo, l'Africa piena di ricchezze. L'Africa è un continente ricchissimo, ma allo stesso tempo è povera. E perché? Perché gli africani non sono capaci di sfruttare queste risorse, no? Questa è l'idea. E quindi c'è bisogno di qualcun altro che abbia, insegni loro a come mettere a frutto queste ricchezze. Quindi se gli africani sono poveri, quello che implica questo discorso è sono poveri perché sono incapaci. Anche qui andremo a cercare di capire da dove deriva e quali sono le implicazioni poi, perché questo è l'importante, quali sono le conseguenze di questa idea dell'Africa. E infine l'Africa delle guerre, l'Africa dove ci sono tanti conflitti, dove ci sono tante guerre, dove ci sono i bambini soldato, dove tutti girano armati con i Kalashnikov e così via. Ecco, come vedremo, alcuni di questi sono evidentemente degli stereotipi e dei pregiudizi e delle generalizzazioni, punto e basta. Altri invece hanno una parte di verità, nel senso che diverse parti dell'Africa sono caratterizzate da povertà, in diverse parti dell'Africa ci sono delle guerre. Quello che però succede quando impieghiamo queste generalizzazioni è che se c'è una guerra in una parte del continente, questa viene automaticamente vista come una guerra che interessa tutta l'Africa, no? Quindi non è una guerra che succede in Sierra Leone, ma una guerra che succede in Africa, e quindi tutta l'Africa è un continente caratterizzato da guerre. Stessa cosa per la povertà. Quindi è importante che, sebbene esistano delle verità, e vedremo che gli stereotipi non sono semplicemente falsi, contengono in sé necessariamente una parte di verità, è importante decostruirli e evitare di fare generalizzazioni che riducono la complessità e riducono la nostra capacità di capire e di relazionarci all'Africa e ai suoi abitanti. Ecco, l'idea dell'Africa come un paese, no? È una delle più diffuse generalizzazioni sul continente, e è ben rappresentata da questa fotografia che era sulla prima pagina di Repubblica il 31 marzo del 2020, quindi eravamo in pieno lockdown, e c'era la didascalia di questa foto. Dice: quattro infermiere di diverse nazionalità combattono insieme all'ospedale di Cremona, no? C'è Colombia, Albania, Italia e Africa, no? L'Africa non è una nazionalità, di nuovo, no? L'Africa è un continente. Quindi, diciamo, è evidente come questa sia una delle generalizzazioni che più troviamo e che vengono impiegate soprattutto dai mezzi di informazione, che molto spesso si riferiscono a tutto il continente africano senza specificare
a quale realtà specifica si stanno riferendo. Ecco, lo sappiamo benissimo che l'Africa non è un paese, ma è un continente, però mi piace poi anche quando faccio lezione con gli studenti della laurea triennale che arrivano dal liceo e quindi sanno molto poco di Africa, perché purtroppo questo è uno dei problemi. Sicuramente nei licei si parla molto poco di Africa, soprattutto lo dico dal punto di vista della storia, perché è quello poi del quale mi interessa, che conosco meglio. Di Africa si parla molto poco nei manuali delle scuole superiori, e quindi insomma arrivano e gli faccio sempre questo giochetto, no? Gli chiedo: ma secondo voi gli Stati Uniti sono più grandi dell'Africa? E loro mi dicono: beh sì, certo, ma gli Stati Uniti e l'Europa insieme sono più grandi dell'Africa? E loro dicono: un po' sì e un po' no. E poi dico: ma e gli Stati Uniti e l'Africa e la Cina insieme sono più grandi dell'Africa? Beh sì, tutti, no? Nessuno dice di no. In realtà poi vi faccio vedere questa carta geografica, che è molto emblematica, che è tratta da un testo di storia, della storia globale dell'Africa, no? Quanto è grande l'Africa? Vediamo che al suo interno, da un punto di vista proprio dei chilometri quadrati, ci stanno gli Stati Uniti, ci sta la Cina e ci sta l'Europa, no? E quindi uso, diciamo, questo giochetto per dir loro: guardate, cioè, non possiamo fare delle generalizzazioni. È chiaro che a volte per comodità ci riferiamo all'Africa tutta, che il corso che insegno si chiama Storia dell'Africa, ma è importante, quando è possibile, che noi teniamo sempre presente che l'Africa ha una grande complessità, no? Appunto, dal punto di vista linguistico, in Africa si parla un terzo delle lingue del mondo. Le stime parlano di un numero di lingue che va tra le 1000 e le 2000 lingue, quindi ha una complessità dal punto di vista culturale, dal punto di vista linguistico, no? E poi, per non parlare appunto delle istituzioni politiche, delle religioni, che non ci permette di fare delle generalizzazioni che vanno ad appiattire quella che è questa diversità, no? Questa complessità del continente. Quindi sicuramente questo è un punto da tenere in considerazione. Ovviamente, se avete domande, se vado troppo veloce, perplessità, ovviamente interrompetemi. Grazie, oppure, sì. Poi immagino che alla fine avremo un po' di tempo per, certamente, per le discussioni e domande. Perfetto. Quindi dicevo, quello che vorrei fare, insomma, in questa breve chiacchierata è quello di elencare, individuare quali sono gli elementi principali che caratterizzano la nostra rappresentazione dell'Africa e che abbiamo già cominciato a vedere, come questa immagine è stata veicolata nel passato e viene veicolata oggi nel presente, e soprattutto quali sono le sue implicazioni. A cosa serve questa rappresentazione dell'Africa? Ci sono delle conseguenze pratiche? A cosa porta? E lo faremo, come vi dicevo, visto che appunto io sono una storica dell'Africa, impiegando la storia e quindi andando a ricostruire le fasi storiche nelle quali viene a costruirsi questo discorso, pezzettino per pezzettino. Perché è importante partire dalla constatazione che nel momento in cui gli europei incontrano l'Africa, quando cominciano a viaggiare nel continente, sulle coste poi del continente, come vedremo dal XV secolo in poi, non considerano gli africani come inferiori. Li considerano certamente diversi dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle pratiche economiche, dal punto di vista religioso, ma non inferiori. Si incontrano su un livello di parità, perché gli europei hanno bisogno delle merci africane e gli africani vendono le loro merci agli europei. Quindi non c'è una convinzione di una superiorità razziale che gli europei hanno e che invece si verrà a sviluppare successivamente in relazione alla tratta atlantica e quindi alla schiavitù, e soprattutto a partire dal XIX secolo. Innanzitutto con le esplorazioni del continente africano,
dall'inizio del XIX secolo. Successivamente con l'affermazione in Europa del concetto di razza e quindi della convinzione degli europei di essere una razza superiore non solo agli africani ma a tutte le altre razze del mondo. Questa costruzione che vedremo sarà importantissima nella costruzione della rappresentazione dell'Africa. E sia alle esplorazioni che al concetto di razza nell'Ottocento poi si collega il colonialismo. La colonizzazione dell'Africa avviene nell'ultimo quarto del XIX secolo. Di questo parlerete con Woldelul che lati dirà. Per molti versi probabilmente questi aspetti sono un'introduzione al discorso che poi farete più nello specifico col collega Kelati Dirar, che vi parlerà appunto di colonialismo. Ecco, ma il colonialismo ha questo preambolo importante, che sono le esplorazioni e la costruzione dell'idea di razza e di superiorità che gli europei si inventano, perché così è nel corso dell'Ottocento. E poi toccheremo brevemente anche il periodo successivo all'indipendenza, perché è quello nel quale queste rappresentazioni che vengono costruite nell'Ottocento si affermano durante il periodo coloniale, poi rimangono dominanti nel modo di relazionarsi dell'Europa con l'Africa e degli europei con gli africani. Tanta carne al fuoco, non so se in un'ora ce la farò, ma insomma se non ce la farò salterò qualche pezzetto qua e là. Allora, vorrei partire dalle esplorazioni. Le esplorazioni che avvengono nel corso del XIX secolo di quello che gli europei definiscono il continente nero. Ecco, continente nero è un'espressione che solitamente viene impiegata per riferirsi all'Africa in italiano, che a me non piace per niente, perché ci vedo quell'origine coloniale o comunque l'origine ottocentesca che si lega alla rappresentazione dell'Africa. Perché? Perché in italiano continente nero viene solitamente interpretato come il continente abitato dalla gente nera, dalla gente dalla pelle nera, no? In realtà il modo in cui viene usato nell'Ottocento dagli esploratori europei, che sono soprattutto inglesi e americani, anche francesi, ma soprattutto inglesi, è quello di dark continent, no? Che in italiano viene tradotto come continente nero, no? Cioè il continente buio, il continente nel quale non c'è la luce, no? Il titolo del famoso libro di David Livingstone, che è tra gli esploratori e i missionari tra i più famosi, se non il più famoso, che lui pubblica nel 1876, appunto Expeditions into the Dark Continent, no? Un continente buio nel quale arrivano gli europei e portano la luce, lo scoprono, come se prima non ci fosse niente, e queste scoperte illuminano il continente grazie all'arrivo degli europei. Quando è che gli europei conoscono effettivamente l'Africa e cominciano a descriverla? Nel 1490, questa è la conoscenza che vedete in questa carta che gli europei hanno dell'Africa, no? Non erano ancora riusciti a doppiare il Capo di Buona Speranza, ma conoscevano molto dettagliatamente la costa occidentale dell'Africa, no? Vedete, ci sono tutti i nomi dei porti. Già avevano un po' cominciato a commerciare in schiavi attraverso l'Atlantico, avevano una conoscenza di una parte del continente, ma ancora non della parte dell'Oceano Indiano. Sarà appunto con le esplorazioni dal 1434 in poi dei portoghesi che nel 1497 Vasco da Gama riesce a doppiare il Capo di Buona Speranza, a risalire la costa orientale dell'Africa e poi da lì arriva in India e apre l'Oceano Indiano ai commercianti ed esploratori europei e qui inizia una nuova conoscenza dell'Africa, che permette agli europei di avere quantomeno una conoscenza della forma del continente, che prima non avevano. Non hanno però nessuna conoscenza di quello che c'è dentro il continente, perché riescono a viaggiare solo lungo le coste. Qual è il motivo? Che nelle zone dell'interno gli europei non riescono ad andarci a causa delle malattie tropicali. Ci provano diverse volte, i portoghesi in questa prima fase
ad addentrarsi nell'interno percorrendo i fiumi, ma muoiono a causa delle malattie tropicali e in particolare della malaria. Sarà solo nella seconda metà del XIX secolo, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, che gli europei scoprono l'efficacia del chinino nel prevenire la malaria e quindi riescono ad andare nell'interno. Prima di quel momento, ad esclusione del Sudafrica, che è un territorio nel continente che ha un clima di tipo mediterraneo e quindi permetterà l'insediamento dei coloni olandesi, nel resto dell'Africa gli europei non riescono a penetrare nell'interno, nonostante ci provino. E quindi quello che sanno è basato su quello che immaginano ci sia nell'interno e su quello che gli viene detto dai commercianti, dai geografi arabi con i quali hanno a che fare. E vedete da questa carta del 1554 cosa immaginano, no? Tutte queste corone e questi scettri, no? Immaginano che in Africa ci siano grandi regni, perché proiettano quello che c'è in Europa in quel momento. Quindi se l'Europa è divisa in regni, lo stesso deve essere in Africa. Non lo sanno e quindi si pongono di nuovo, no, su questo livello di parità. Se in Europa ci sono i regni, anche in Europa possiamo, in Africa possiamo dire lo stesso. E poi ovviamente ci posizionano gli animali selvaggi e anche delle figure mitologiche, no? O inventate. Se vedete qui nel Golfo di Guinea, non so se vedete la freccina che muovo sullo schermo, la vedete? Mm-hmm. Sì. C'è un omino con un occhio solo che è un monocolo, no? Che è questa popolazione di uomini con un occhio solo che, visto che non si sapeva cosa c'era, gli europei immaginavano che ci fosse questa popolazione di monocoli, no? Di uomini con un occhio solo. Hanno messo anche l'unicorno da qualche parte? No, l'unicorno ancora, no, neanche no, col corno arcobalenato, no, ancora, certo. Non c'era l'unicorno, però l'Oceano Indiano lo popolavano tutto di mostri marini che erano per metà uomini, metà animali, perché appunto non sapendo immaginavano e proiettavano quella che era la loro immaginazione nei contesti che non conoscevano. E, ecco, poi questa è una carta di fine 500, vediamo come cominciano a popolarla, non più di cose immaginate, ma di nomi che ottengono appunto dai contatti con i commercianti africani, con i geografi arabi, quindi sono informazioni di seconda mano. Ad esempio il lago Vittoria lo posizionano qui, in realtà si trova tra il Kenya, diciamo, e la Tanzania, no? Però sanno, ecco, dell'esistenza e più o meno li posizionano dove ritengono possano trovarsi. Però ecco, la rappresentazione realistica della conoscenza europea dell'Africa, ancora all'inizio del XIX secolo, è questa. C'è scritto proprio unknown parts, no? Parti sconosciute. Perché gli europei non conoscevano cosa c'era in Africa, conoscevano di nuovo solo quello che c'era sulle coste. Questa situazione cambia con le grandi esplorazioni del XIX secolo, che vedono gli esploratori europei risalire i grandi fiumi come il fiume Niger, il fiume Congo, il fiume Zambesi, e esplorare le zone dell'interno del continente. E questo, come anticipavo prima, è reso possibile dalle scoperte scientifiche e tecnologiche che gli europei fanno nel corso del XIX secolo. In campo medico, appunto la scoperta del chinino per prevenire la malaria, ma anche l'impiego del battello a vapore, che permette agli europei di risalire i fiumi con i battelli a vapore. Quindi David Livingstone riesce ad attraversare il continente da est a ovest, lo stesso fa Harry Morton Stanley, che segue il fiume Congo e anche lui attraversa il continente da est a ovest. Nel 1857 Richard Barton, insieme a John Hennings Peake, riesce a raggiungere le fonti del Nilo e quindi a posizionare il lago Vittoria effettivamente dove si trovava. Poi attraversano il deserto del Sahara,
da nord a sud riescono a percorrere i fiumi dell'Africa occidentale, e questo in sostanza porta a questa conoscenza dell'Africa, una conoscenza dettagliata di dove si trovano i fiumi, di dove si trovano i laghi, di dove si trovano le montagne, di come si può viaggiare in Africa. Ma a questa diciamo conoscenza si accompagna anche la produzione di testi, di descrizioni, che sono le prime descrizioni del continente africano che giungono in Europa. Questi esploratori, come appunto Richard Barton, David Livingstone, Harry Morton Stanley, pubblicano i resoconti dei loro viaggi, scrivono lettere ai giornali raccontando quello che vedono, le persone che incontrano, quali sono le ricchezze del continente africano. E sono i primi, diciamo, le prime descrizioni anche etnografiche dell'Africa, nelle quali gli africani però non hanno un ruolo attivo, sono molto spesso parte del paesaggio nel quale gli esploratori europei si muovono. Quindi sono le avventure degli europei nel contesto africano, nelle difficoltà del contesto africano, nella savana, lungo i fiumi, lungo le cataratte, che combattono contro africani che magari sono, sono contro la loro presenza e quindi li combattono con le armi, però non sono africani che hanno dei nomi, non sono personaggi veri e propri di questi racconti, sono semplicemente parte del paesaggio come i leoni, i fiumi e le montagne. Ecco. E è questo il momento nel quale viene costruita quella che il filosofo congolese Valentin Mudimbe ha chiamato in un testo molto famoso del 1988 l'invenzione dell'Africa, che ha chiamato la biblioteca coloniale, ovvero quella serie di dati, informazioni, scritti, disegni che vengono prodotti dagli europei che incontrano l'Africa in questo momento e che sono prodotti in un contesto intellettuale ben specifico, che è quello dell'Europa dell'Ottocento, che è un'Europa imperialista, che si sta espandendo in tutto il mondo, soprattutto e conquistando tutto il mondo, soprattutto l'Inghilterra e la Francia, come vedrete, e l'Olanda e il Portogallo, come vedrete col professor Chelati Dirar, ai quali poi si aggiungeranno anche l'Italia, ad esempio, a fine XIX secolo e la Germania. No? E quindi sono scritti che hanno uno scopo ben preciso, che è quello, secondo Mudimbe, di preparare il terreno per la colonizzazione. Lui dice, non sono scritti fatti per diffondere la conoscenza sul continente, perché, e cito quello che dice lui, non parlano né di Africa né di africani, ma invece giustificano il processo di invenzione e conquista del continente, descrivendo la sua primitività, il suo disordine e di conseguenza i mezzi per il suo sfruttamento e i metodi per la sua rigenerazione. L'Africa in questi scritti viene descritta come primitiva. Gli africani vengono descritti come schiavisti, coloro che commerciano in schiavi nonostante gli europei avessero abolito la schiavitù. Gli europei aboliscono la schiavitù, come sapete, all'inizio del XIX secolo, la Gran Bretagna nel 1807. Fino a quel momento erano stati gli europei i più grandi schiavisti della storia, avevano portato milioni e milioni, si parla di 13 milioni di africani attraverso l'Oceano Atlantico nel continente. Nel momento in cui aboliscono la schiavitù, come per magia, gli europei diventano i buoni, gli africani invece sono i cattivi, sono gli africani che continuano a schiavizzare, sono gli africani che continuano a usare le schiavi nonostante noi europei abbiamo abolito la schiavitù. E quindi vengono visti come barbari, come arretrati e come bisognosi di aiuto.
Ed è in questo contesto che Mudimbe vede appunto la necessità per questi esploratori, per questi poi missionari che seguono le rotte tracciate dagli esploratori, per questi commercianti europei che vanno in Africa e che descrivono come salvare l'Africa e in buona sostanza come permettere lo sfruttamento del continente. Questo perché l'idea è alla base della colonizzazione e del rapporto dell'Europa con l'Africa in questo periodo è che l'Africa abbia bisogno di essere salvata, perché l'Africa ha queste ricchezze che gli esploratori europei descrivono, ma non è in grado di metterle a frutto. La famosa citazione dell'inizio, no? L'Africa ricca, ma allo stesso tempo povera. L'Africa è in questa situazione di primitività, di barbarie. Gli africani praticano la schiavitù. Gli africani, e questo emerge molto dagli scritti dei missionari, praticano la stregoneria, praticano rituali che sono barbari. Quindi c'è bisogno di salvarli, c'è bisogno di una salvezza. E qual è la chiave di questa salvezza? È quella che è alla base del colonialismo e sono le famose 3C, che sono cristianesimo, civiltà e commercio. Attraverso le 3C il continente africano può essere salvato e queste 3C ne implicano una quarta, che è la colonizzazione del continente, ovvero l'occupazione amministrativa, politica del continente africano che, come vedrete la settimana prossima, avviene appunto alla fine del XIX secolo. Quindi è in questo momento, come ci dice Mudimbe, in questo momento in cui avvengono queste esplorazioni, avviene la conoscenza diretta del continente, che cominciano ad essere costruiti una serie di stereotipi e una serie di pregiudizi sul continente africano e che viene abbandonata quell'idea secondo la quale africani ed europei erano paritari o comunque potevano relazionarsi su un piano di parità, pur essendo molto, molto diversi. E questo incontro avviene, come vedremo tra qualche minuto, nel momento in cui gli europei sono convinti di essere superiori da un punto di vista razziale. E quindi questi scritti nascono in un contesto ben preciso. L'Europa conosce l'Africa in questo momento attraverso questa conoscenza diretta che tocca con mano il continente nel momento in cui in Europa domina il razzismo pseudoscientifico, cioè la convinzione che le razze umane siano poste su una scala che va da un livello basso di evoluzione a un livello più alto di evoluzione. Guarda caso, chi c'è in cima a questa scala, visto che l'hanno pensata loro, sono gli europei, i bianchi europei, che hanno un livello superiore. In fondo a questa scala ci sono gli africani. Quindi è con questa scala in mente, ma su questo torno a breve, che questi europei, che questi esploratori incontrano l'Africa e la riportano e la descrivono al pubblico europeo. E hanno grande circolazione questi scritti, non sono, diciamo, scritti d'élite, no? Chi legge è molto goloso, no? Di conoscere di leggere questi libri, di conoscere cosa succede nel continente africano. Un altro tassello che si aggiunge a questa rappresentazione dell'Africa è il ruolo che hanno gli intellettuali europei, non solo gli esploratori, nel pensare e riportare l'Africa. E qui di nuovo torniamo alla questione della storia. Ogni corso di storia dell'Africa inizia con questa citazione che viene da Hegel, che nelle sue lezioni sulla filosofia della storia del 1820 scrive: l'Africa, propriamente detta, non ha nessun interesse storico, nessuno svolgimento proprio. I suoi abitanti sono barbari e selvaggi. Sin dai tempi più antichi, l'Africa non ha avuto nessun contatto con il resto del mondo
è la terra dell'oro, quindi di nuovo delle ricchezze, e dell'infanzia, rimossa dalla luce della storia, no? Di nuovo questo gioco di buio e luce, no? E avvolta nel nero mantello della notte, no? Quindi qui the dark continent che dicevo prima, no? Gli europei, almeno fino agli anni 60, e forse anche oltre, perché se pensiamo a quello che all'incontro di Acebe, no? Con il signore che dice non pensavo esistesse una storia dell'Africa, no? Rimane uno degli elementi che caratterizzano la rappresentazione dell'Africa. L'Africa non ha una storia. E la citazione sotto è di un testo del 1965, quindi un bel po' dopo Hegel, di uno storico dell'Università di Oxford, Hugh Trevor Roper, che scrive questo testo nel 65, The Rise of Christian Europe, nel quale scrive studiare la loro storia dell'Africa significherebbe divertirci con le poco gratificanti vicende di tribù primitive situate in parti pittoresche ma largamente irrilevanti del globo. Esiste solo la storia degli europei in Africa, il resto è in gran parte oscurità, no? Di nuovo, come la storia dell'America precolombiana. Quindi anche qui vedete come è un'immagine che comincia a radicarsi nell'Ottocento, una idea dell'Africa, no? Ma che poi continua a rimanere dominante, non si limita all'Ottocento. Ancora nel 65 uno storico di Oxford si esprime in questo modo sulla storia dell'Africa, sebbene sia proprio negli anni 60 che invece cominciano a nascere le università africane con l'indipendenza e nascono i dipartimenti di storia nelle università africane, gli storici africani cominciano a scrivere la storia dell'Africa. Però ecco, è una rappresentazione che rimane dominante e diciamo sta un po' svanendo, ma incontri come questi, secondo me corsi come questi che voi avete organizzato sono particolarmente importanti per diffondere la conoscenza della storia dell'Africa, perché molto spesso è una conoscenza che si limita magari alle aule universitarie e noi non possiamo uscire fuori da queste aule universitarie e quindi insomma non c'è una divulgazione, ecco, che permette invece di conoscere questa storia dell'Africa. Quindi vedrete nelle prossime settimane, sono tutti 4 incontri interessantissimi su temi molto diversi tra loro, che arricchiranno sicuramente voi insomma che riuscirete a frequentarli e che sono importanti anche per noi, perché come dicevo ci permettono di uscire dalle aule universitarie, dove con gli studenti sfondiamo poi delle porte aperte, perché sono lì che non aspettano altro di conoscere l'Africa, soprattutto i miei studenti che sono studenti di antropologia. Quindi vabbè, piccolo inciso. Dunque, ok. Ecco, la questione della razza, no? Dicevo, gli esploratori europei entrano in contatto con l'Africa e dopo di loro i missionari europei, appunto, e i commercianti che cominciano ad entrarsi nell'interno, nel momento in cui in Europa domina questo clima intellettuale caratterizzato dal razzismo pseudoscientifico, no? Che deriva adesso, non sto andare nel dettaglio perché sarebbe troppo, troppo complesso, ma che diciamo prende origine dalla pubblicazione dell'Origine delle specie di Darwin, no? Che faceva tutto un altro discorso, ne parlava dell'evoluzione delle specie totalmente in altri termini, ma che viene riadattato e trasformato e reso funzionale a un discorso che poi diventerà un discorso di dominio. E che si basa appunto sull'idea dell'esistenza, della suddivisione dell'umanità in razze differenti tra loro, che hanno gradi di sviluppo differenti. E
l'idea, diciamo, che sta alla base della razza è la distinzione delle umanità, appunto razze che sono caratterizzate da caratteristiche fisiche differenti, soprattutto il colore della pelle, ma anche la forma del naso, la dimensione del cranio. Gli europei nell'Ottocento misurano, no, il cranio, fanno tutti questi esperimenti e sulla base della capacità del cranio misurano la differenza e creano questa scala evolutiva. Vanno in giro per il mondo e appunto misurano l'angolo facciale, misurano appunto il cranio, misurano l'altezza e danno dignità scientifica in sostanza a quelle che sono le differenze, no? Noi misuriamo e attraverso queste misurazioni vi diciamo scientificamente quali sono le differenze. Quello che però viene applicato a queste differenze che sono fisiche e sono evidenti è che alle differenze fisiche si collegano anche differenze culturali, che esistono ovviamente, ma anche differenze morali e intellettuali. E queste differenze vengono poste su appunto una scala evolutiva nella quale il modello è il grado di evoluzione più alto raggiunto dall'umanità, che per gli europei è, da un punto di vista religioso con il monoteismo, da un punto di vista economico con l'industrializzazione, da un punto di vista politico con lo Stato-Nazione, da un punto di vista tecnologico con quelle che sono state le grandi scoperte della rivoluzione industriale, pone gli europei sul grado più alto di questo livello evolutivo. Quindi non si tratta solo di differenze fisiche e culturali, ma di differenze anche morali, intellettuali, tecnologiche e scientifiche e religiose. E questo non avrà conseguenze chiaramente solo sul continente africano. Questa, come vedete qui nella slide, è l'immagine della copertina di una rivista del periodo fascista del 1938, la rivista La difesa della razza, no? Dove queste differenze vengono rese evidenti, no? In questa, potremmo così considerarla una vignetta in copertina alla rivista. Ma che nel caso del continente africano e della sua colonizzazione è un discorso che diventa funzionale a quella che è la missione civilizzatrice del colonialismo. Cosa significa? Che gli europei colonizzano l'Africa semplicemente per motivi economici e commerciali. Poi ci sono altri motivi, ma l'obiettivo principale è quello. Sfruttare le ricchezze dell'Africa e fare dell'Africa un grande mercato per i prodotti che escono dalle industrie europee. Però, diciamo, ammantano questi interessi poco nobili da un ruolo invece molto nobile che l'Europa si assume nel corso del XIX secolo, alla fine del XIX secolo, che è quello di civilizzare gli africani, ovvero che è parte delle 3C poi che dicevamo prima. Se gli africani sono inferiori, noi abbiamo il compito di aiutarli a risalire questa scala evolutiva attraverso appunto la civilizzazione, insegnandogli il commercio e quindi il valore delle proprie ricchezze attraverso il cristianesimo. E quindi attraverso questi elementi noi che siamo superiori ci mettiamo sulle spalle il famoso fardello dell'uomo bianco, no? Come recitava il titolo della famosa poesia di Kipling, The White Man's Burden, no? Fardello dell'uomo bianco. Ci carichiamo questo fardello sulle spalle e portiamo l'Africa e gli africani e gli permettiamo di risalire la scala evolutiva. Ecco, quello è un po' il senso della missione civilizzatrice. Quindi nel momento in cui l'Europa conosce per mano diretta con mano diretta l'Africa, l'Europa e gli europei sono convinti che l'Africa sia inferiore, che gli africani siano inferiori, che siano primitivi, che siano barbari e che abbiano bisogno dell'Europa e della civiltà che l'Europa può loro portare. E queste idee che nascono nell'Ottocento continuano in maniera molto spesso subdola a popolare
il modo in cui immaginiamo e pensiamo all'Africa. Come entrano, no, nel nostro immaginario? Come è costruito il nostro immaginario sull'Africa? Quali sono le modalità di rappresentazione? Sicuramente uno degli aspetti, degli elementi, dei veicoli più importanti, quantomeno tra la fine dell'Ottocento e per gran parte del XX secolo, è la letteratura di viaggio, che poi è stata sostituita dal turismo di massa, dai viaggi nel continente africano, dalla produzione di materiale pubblicitario per i viaggi in Africa, e che comunque vedono l'Africa come una destinazione ideale del viaggio. Tralasciando la dimensione più contemporanea del turismo e dei dépliants turistici che vedono l'Africa, no? La rappresentano come questo paese meraviglioso dove entrare in contatto con la natura selvaggia e con quella che è la culla dell'umanità, no? Se pensate, Angelina Jolie e Brad Pitt sono andati a partorire la loro prima figlia in Namibia, ovviamente con grande battage mediatico, perché volevano far nascere la loro prima figlia o figlio, ma credo figlia, in Africa, nella culla dell'umanità, no? Dove aveva avuto origine l'umanità, no? Quindi questa idea dell'Africa, no? Che è l'oggetto poi dei dépliants turistici. Ma volevo soffermarmi brevemente su questo testo che vi citavo prima, che è quello di Conrad, no? Il cuore di tenebra, che è poi l'oggetto dell'attacco di Chinua a Cebe all'interno del suo An Image of Africa. Quando io ho letto il testo di Acebe sono rimasta un po' stupita, perché ho pensato che, ho realizzato che, pur avendo letto Conrad quando facevo il liceo, non avevo mai visto, non avevo mai trovato niente di razzista all'interno di questo testo, anzi avevo addirittura pensato che potesse essere un testo che condannava il colonialismo. Invece poi dalla lettura di Acebe, che cita diversi passi del romanzo, diventa evidente come il linguaggio che Conrad usa è un linguaggio nel quale gli africani vengono descritti come uomini preistorici. E lui parla dell'Africa come una terra preistorica, no? Una terra nella notte dei tempi, no? E l'attacco che Acebe fa a questo testo è legato al fatto che, sebbene sia un testo che necessariamente è figlio del suo tempo, no? Perché è stato scritto alla fine dell'Ottocento, quindi Conrad aveva un modo di pensare che era prodotto di quel clima intellettuale che abbiamo descritto prima, Acebe accusa Conrad e l'Occidente di aver fatto di questo romanzo un elemento della letteratura permanente, ovvero quella letteratura che io, studentessa di una scuola superiore in Trentino negli anni 90, ancora leggevo, nonostante fosse un libro vecchio di un secolo, no? Quei testi che continuano ad essere ripubblicati, no? E che fanno parte appunto di quella che è la nostra letteratura permanente. Invece noi lo leggiamo senza avere un occhio critico, e lo definisce proprio, come dicevo prima, un perfetto razzista, Conrad. Ma parte appunto da questo aspetto e ci dice cos'è secondo lui l'immagine dell'Africa. Lui dice che emerge da questo testo e che poi caratterizza, perché parte dal testo per poi parlare di tutto l'Occidente, che caratterizza la costruzione che gli europei si fanno dell'Africa, no? È il desiderio, ci dice Acebe, uno potrebbe certamente dire anche il bisogno, della mentalità occidentale di fare dell'Africa il contraltare dell'Europa, l'opposto di quello che è l'Europa, un luogo di negazione allo stesso tempo remoto ma anche vagamente familiare, confrontandosi con il quale lo stato di grazia spirituale dell'Europa diviene evidente. E ancora, se l'Europa, che avanza nella civiltà, può guardarsi periodicamente alle spalle e vedere l'Africa intrappolata in uno stadio primordiale di barbarie,
può affermare con sicurezza: io vado avanti da un'altra parte, per grazia di Dio. E qui fa una similitudine che è molto potente, a mio parere. Cioè lui dice: l'Africa è per l'Europa come il ritratto è per Dorian Gray. Quindi l'Europa ha un'immagine di sé e nell'Africa vede tutto quello che di negativo c'è anche in sé. E attraverso questa opposizione tra positivo e negativo, tra quello che è buono e quello che non lo è, costruisce la sua stessa identità. E questo è un processo che sappiamo è insito, no? Nella costruzione dell'identità. Io costruisco la mia identità di individuo, no? Di gruppo etnico, di gruppo linguistico, di società, di identità nazionale, con il confronto anche con quello che non sono. Io sono questo perché non sono quello, no? E Acebe dice: è questo il senso, il motivo per cui l'Europa si costruisce una certa immagine dell'Africa, perché ha bisogno di quell'immagine per costruire la sua stessa identità, per capire cosa è l'Europa stessa. Dicevo, la letteratura di viaggio, ma poi cos'è che costruisce la nostra immagine dell'Africa? Sicuramente il cinema. Tarzan, i film di Tarzan cominciano ad essere realizzati a partire dal 1932 e uno storico americano, Kevin Dunn, sostiene che siano i film di Tarzan siano probabilmente uno dei più potenti elementi che plasmano, che hanno plasmato e che continuano a plasmare, visto che comunque i film di Tarzan continuano a uscire, anche recentemente la nostra immagine dell'Africa, no? Come il continente selvaggio, il continente della natura, dove appunto gli uomini si muovono in questo contesto dove non ci sono città, dove non ci sono dove non c'è civiltà, no? I film, ovviamente ce ne sono tanti altri, la mia Africa, tratto dal romanzo di Karen Blixen, eccetera. Sicuramente il cinema è uno di questi canali di rappresentazione che porta un certo messaggio dell'Africa. Ma anche la letteratura per bambini. Non so se avete mai avuto modo di conoscere l'Elefantino Babar, che è un parte della letteratura per infanzia per i bambini, comincia ad essere pubblicato in Francia negli anni 30, ma oggi ci sono ancora i cartoni dell'Elefantino Babar, e i miei figli li guardavano quando erano più piccoli. C'è questo elefantino, molto brevemente, che va a vivere in questa città che si chiama Sélestville, e qui incontra la civiltà. E quindi comincia a vestirsi, comincia a parlare in un certo modo, comincia a usare le posate, poi torna nella giungla dove ci sono invece gli elefantini che sono ancora nudi, cioè non sono vestiti, e porta la civiltà indietro, no? Agli altri elefanti. Ed è questa evidentemente una metafora del colonialismo francese, no? Che si basava su questa idea che gli africani dovevano diventare, proprio per la civilizzazione, come dei francesi, quindi vestirsi come dei francesi, comportarsi come dei francesi, a modo e così via, no? E questo Babar è una metafora del colonialismo francese. O anche questo famosissimo, no? I fumetti di Tintin di Hergé, Tintin Congo, viene anche questo pubblicato nel 1931 e poi successivamente sarà accusato di razzismo e quindi alcune parti verranno modificate. Anche Tintin Congo è parte della nostra letteratura permanente, perché io l'ho comprato su Amazon qualche tempo fa e è ancora disponibile sul mercato, e se voi lo aprite, lo leggete, adesso non ve lo posso far vedere perché lo vedete al contrario sullo schermo, ma ci sono delle rappresentazioni degli africani totalmente stereotipate, con questi labbroni, no? che fanno i servitori di Tintin, che lo portano in giro con la portantina in giro per la foresta, no? Un bambino che legge Tintin in Congo si imbatte in questa immagine dell'Africa, no? Dove arriva Tintin, che è intelligente, che è bravissimo, che è super smart, che insegna ai bambini a scuola a fare 2 più 2, che combatte contro i leopardi, eccetera, eccetera, no?
e loro con deferenza lo guardano, no? con ammirazione. Ecco, quindi c'è questa dimensione. Scusate questa parentesi pop, ma è una dimensione che troviamo fin da piccoli, anche nei testi scolastici. Questo quindi non solo nei fumetti, ma anche in quello il messaggio che trasmette la scuola. E secondo me questo è un aspetto molto più rilevante, perché al di là dei fumetti, dei cartoni animati, dei film sui quali poco possiamo fare, invece per quanto riguarda la scuola molto ci sarebbe da fare, e questi sono esempi che sarebbero da non trovare più nei testi scolastici. Questi sono testi di terza elementare. Il primo è un estratto da un testo che hanno trovato i miei studenti, che hanno fatto una ricerca su questa rappresentazione dell'Africa nei testi delle scuole elementari. Il secondo, purtroppo, invece, è il testo che aveva mia figlia quando ha cominciato a studiare storia in terza elementare. E voi vedete come gli africani vengono presentati come dei primitivi, come gli uomini preistorici di oggi. Quindi un bambino che si approccia al libro di storia trova questo tipo di rappresentazione dell'Africa, no? Gli uomini preistorici di oggi. Vengono fatti esempi dall'Africa, i boscimani, gli elmolo del Kenya, no? Poi ci sono gli aborigeni australiani e gli indigeni dell'Amazzonia. E però, ecco, appunto, il bambino riceve questo messaggio, no? Questi sono, vivono oggi, ma rispetto a noi vivono nella preistoria, no? Quindi quell'idea degli africani come primitivi barbari che vivono, no? Che sono indietro nell'evoluzione. Il libro invece di fianco dice in alcune parti del mondo, ecco, era un approfondimento che era nella parte del libro sulla preistoria, no? Si raccontava del paleolitico, il neolitico, la scoperta del fuoco, la scoperta dell'agricoltura, e poi tac, la pagina con l'approfondimento sui Dogon del Mali, e dice: popoli ieri e oggi. In alcune parti del mondo alcuni popoli hanno ancora oggi hanno scelto di vivere come vivevano i loro progenitori migliaia di anni fa, no? Quindi cosa arriva al bambino? Che pur vivendo nella contemporaneità, queste persone vivono come vivevamo noi nella preistoria, no? Questo bisogno di creare questa differenza, no? Tra noi e loro, tra loro che vivono nella preistoria e noi che viviamo nella contemporaneità. E c'è appunto questo esempio dei Dogon, e poi, come avrete visto in questi giorni, si è parlato abbastanza di questi testi scolastici per i bambini, no? C'è stata tutta questa polemica su questa vignetta nella prima pagina di un testo di prima elementare, credo, che non ha a che fare con l'Africa, ma con l'essere nero, il colore della pelle. Questo bambino che dice: quest'anno io vuole imparare italiano bene, no? E quindi con un linguaggio del tutto stereotipato. Oppure un altro che era uscito qualche tempo fa, di la nuova amica, nella quale il bambino bianco italiano, insomma, chiede alla bambina: ma tu sei così perché sei nera o perché sei molto sporca, no? Quindi questa associazione tra sporcizia e colore della pelle, che ovviamente è più subdola dell'immagine che vengono fuori da Tentenukongo o da Babar o da Tarzan, ma che è altrettanto o forse più efficace, no? Nel creare quelle sedimentazioni sull'Africa, sull'altro, che poi ci portiamo dietro anche crescendo, no? E che ci fanno arrivare a dire: l'Africa è un paese senza cultura, è un paese primitivo, è un paese barbaro. Direi che ho quasi finito il tempo a mia disposizione, quindi forse posso concludere saltando la parte più legata alla contemporaneità, quella sulla povertà e sui conflitti. Magari ci troveremo un'altra volta per approfondirla. Però ecco, vorrei così soffermarmi brevemente su questo punto, cioè sul fatto che non si tratta solo di discorsi o di rappresentazioni che sono fini a se stesse, ma sono
rappresentazioni e discorsi che hanno delle conseguenze nel modo in cui noi ci rapportiamo all'altro, ci rapportiamo all'Africa, ci rapportiamo agli africani, e che fanno nascere quello che la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie, che è una scrittrice nigeriana che è stata definita da molti la nuova Chinua Achebe. È una scrittrice che, probabilmente conoscete i suoi lavori, ha vinto nel 2003 il Commonwealth Writers Prize con l'Ibisco Viola e l'Orange Prize nel 2006 con Metà di un sole giallo, e poi nel 2013 ha pubblicato Americana, che ha vinto il National Books Critics Circle Award, e che è anche l'autrice di questo testo, che è questo libricino molto sottile, adesso lo vedete di nuovo al contrario, che è stato tradotto anche in italiano, che si chiama Dovremmo essere tutti femministi, che è un testo, che è un testo molto, molto efficace, molto, e molto bello. E ecco, dicevo, la Ngozi Adichie parla di questo pericolo della single story, no? Del creare una narrazione univoca che ci porta a fare delle generalizzazioni che non ci permettono di approfondire quella che è la complessità, o di approcciarci, o di comprendere, o di partire da una base che ci obbliga a pensare all'Africa come qualcosa di complesso caratterizzato da una diversità, no? E qui ho messo il link, magari poi vi posso passare anche la presentazione, le slide della presentazione, così potete vedere i testi che ho citato e i link che ho messo. È un link a una TED Conference che la Adichie ha fatto nel 2009 e che è pubblicata sul suo sito, ha avuto milioni di visualizzazioni, e grazie a questo ha diversi sottotitoli in diverse lingue, tra cui anche l'italiano, quindi dura un quarto d'ora. È molto anche divertente, perché lei è una bravissima comunicatrice. E vabbè, lei ci dice appunto in questo testo, in questo saggio che insomma espone durante questa TED Conference, che il pericolo della storia univoca, no? Potremmo tradurre single story. La single story, secondo Adichie, crea stereotipi. Quindi parlare di Africa dei conflitti, parlare di Africa meravigliosa, parlare di Africa senza cultura, parlare di Africa povera, è usare una single story, una narrazione generalista. La single story crea stereotipi, e il problema con gli stereotipi non è che non sono veri, ma che sono incompleti. Fanno sì che una narrazione diventi l'unica narrazione possibile. Le conseguenze della single story sono queste: ruba dignità alle persone, rende difficile riconoscere che siamo tutti parte della stessa umanità, enfatizza le nostre differenze invece delle nostre similitudini. E qui torniamo, no, al ritratto di Dorian Gray, no? Cosa è buono e cosa è negativo. E da questo confronto si costruisce la differenza. Sì. Bene, direi che mi posso interrompere qui. Bene. Molte grazie, complimenti per questa relazione così ricca, così articolata, chiaro, con un'esposizione molto chiara, e devo dire con un apporto considerevole in fatto di conoscenze su aspetti e momenti storici che sono davvero poco noti. E sono, come dire, ammirato, e ha suscitato molti interrogativi sicuramente, ad esempio il discorso riguardo le lingue dell'Africa. Leggevo in un resoconto storico di un linguista, e noi abbiamo un numero di due o tre decine di suoni, di fonemi, mentre in Africa ci sono lingue che hanno 4 o 5 volte il numero dei fonemi. Man mano che ci si allontana dall'Africa, il numero dei fonemi delle lingue del mondo diminuisce progressivamente. Questo indicherebbe un impoverimento sul piano articolatorio. Mi ha colpito questa cosa veramente molto interessante, che smentisce l'immagine, diciamo, dell'Africa come terra di varie relatività. Sicuramente Questo,
questo concetto, tra l'altro, dell'Africa senza storia, che è illustrata bene da Hegel, come lei ha giustamente rilevato, però devo dire che è possibile che abbia potuto sopravvivere anche fino agli anni 70, quando l'antropologia parlava di società fredde, società calde, lo stesso Levi-Strauss. Quindi le società senza storia e le società diciamo impegnate in una evoluzione storica. Quindi potrebbe essere la versione colta di quel pregiudizio hegeliano, insomma, in un certo senso, no? Questo, quindi le cose... E per quanto riguarda l'antropologia fisica dell'Ottocento, ha fatto notevoli progressi in ambito, però al tempo stesso ha poi contribuito a creare degli schemi di comportamento. Io ricordo quando ho fatto la visita per il servizio militare, lontano 1972, ho avuto il piacere di essere misurato, il mio cranio è stato misurato in tutti i modi possibili. Quindi questa pratica della misurazione del cranio ancora perdura, non so se ancora oggi, ma non sono passati molti decenni. E al tempo stesso devo dire che la genetica smentisce il razzismo, la scala gerarchica che è stata, diciamo, pseudoscientifica, che si è evoluta, che si è imposta per un certo numero di anni, e quindi questo ha permesso di superare, naturalmente non i pregiudizi, ma quantomeno di superare, per i ricercatori, per gli storici, per gli intellettuali, dare per scontato cose che invece non lo sono state per lungo tempo. Ecco, devo dire, veramente notevole questa presentazione. Il tempo, come al solito, tiranno, però abbiamo avuto un quadro, ecco, molto, molto chiaro. Ecco, e se qualcuno ha un quesito, Massimo Parolini, ad esempio, che saluto, oppure Loredana De Vita. Ecco, prego, Loredana. Buonasera. Prima di tutto, grazie per questa bellissima presentazione di tematiche che oggi non sono molto comuni, ma sono tematiche che io amo moltissimo e che ho introdotto anche a scuola quando insegnavo, facendo in maniera particolare in un anno scolastico in un quinto liceo scientifico. Io insegnavo lingua e letteratura inglese, mm-hmm. e quindi proposi il testo ovviamente di Conrad, però lo affiancai immediatamente da quello di Chinua Achebe. Bellissimo. E la qualcosa suscitò un certo scalpore a scuola e questo mi colpì molto, ma io non mi fermai a questo perché invitai il mio professore universitario dell'Orientale, Ian Chambers, che si occupa di queste tematiche, di colonialismo, post-colonialismo, e lo invitai proprio a parlare ai ragazzi di questi temi. Quindi per me ha sfondato una porta aperta e credo di aver anche potuto un pochino stimolare i ragazzi sulla riflessione della single story, no? Così come l'ha poi rappresentata Chimamanda Adichie. In maniera particolare, quello che mi interessava chiederle, aggiungendo anche che anche in Italia oggi, quindi siamo già in periodo che forse potremmo definire post-colonialismo, no? Perché è vero che siamo in un'epoca di grandi migrazioni, ma è anche vero che molti immigrati fanno già parte, e so io con mia grande gioia, della nostra società, del nostro contesto. Io volevo citare anche Igia Bascego, italiana, che fa una cosa particolarissima, sto leggendo adesso il suo ultimo libro, La linea del colore, che veramente vale moltissimo. Ma la cosa particolare che fa questa scrittrice è quella di andare sui luoghi, quindi per esempio Roma, o comunque girare, andare a vedere i monumenti che rappresentano quel periodo coloniale e raccontare un'altra storia.
cioè raccontare la storia quella vera. Allora le domandavo, ma tutta questa attenzione, no? Come si può? Perché lo fa lei nell'università, l'ho fatto io nella scuola, lo faccio quando posso, sempre. Ma come si può stimolare nelle persone comuni il rispetto della storia dell'altro, l'idea che quella diversità di colore o di cultura o di religione in realtà non è altro che un arricchimento per quello che è il nostro modo di essere, perché quei confini geografici, anche molto sconosciuti in realtà da molti di noi, sono confini che oggi possono essere assolutamente superati, che il post-colonialismo non ha più senso se non si crea un'armonia tra tutte quante le persone. Quindi cosa si può fare concretamente per cambiare, per trasformare lo sguardo dell'altro? Bene, grazie mille per la domanda molto articolata. Innanzitutto complimenti per questo aver affiancato a scuola Conrad con Acebe. Sarà un esempio virtuoso che potrò citare nelle mie prossime lezioni su queste tematiche, perché mi era capitato di sentire una studentessa americana che mi aveva riportato che al liceo il suo docente aveva fatto questo accostamento, ma mai avrei pensato che in Italia potesse, poi ovviamente le possibilità sono tante, però ecco, non mi era mai capitato di conoscere un esempio di questo tipo in Italia, quindi complimenti, perché questo sicuramente è un modo per aprire gli occhi ai ragazzi. E anche grazie anche per averci dato Iggy Abascego, perché effettivamente lei ha scritto questo testo Roma postcoloniale, nel quale ha viaggiato, poi si è spostata a Roma in quelli che sono i luoghi, diciamo, più legati al colonialismo italiano, e lei sta facendo un grande lavoro anche di sensibilizzazione su quello che è stato il colonialismo italiano, perché un problema sicuramente della società italiana è una mancata elaborazione di quello che è stato il passato coloniale italiano e di quelle che sono state le sue criticità, e in questo periodo vediamo come sia esplosa la questione, ad esempio in relazione all'imbrattamento della statua di Indro Montanelli a Milano, no? Il suo passato coloniale, il fatto che aveva avuto una sposa bambina in Eritrea durante la guerra d'Etiopia. O pensiamo al mausoleo che è stato eretto a Rodolfo Graziani, che è stato uno dei maggiori criminali fascisti della storia, che in Africa ha causato la strage di Addis Abeba, causando migliaia di morti in Etiopia, che ha costruito i campi di concentramento in Libia, insomma, e in Italia è stato eretto un mausoleo. Questo significa che c'è molto da fare, e un punto dal quale partire, secondo me, sarebbe proprio quello di far nascere una maggiore consapevolezza negli italiani di quello che è stato il nostro passato coloniale, perché la tendenza è dire sono stati gli altri, no? Sono stati gli inglesi, sono stati i tedeschi, sono stati gli schiavisti americani, ma c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità, non assumersi le colpe della storia, ovviamente, no? Ma capire da dove derivano certe situazioni e capire che se l'Africa premia le porte, come dicevamo all'inizio, è anche colpa dell'Europa, è anche colpa dell'Europa che ha sfruttato per secoli il continente africano e che ha costruito delle economie, ha lasciato un'eredità pesantissima al continente africano da un punto di vista politico ed economico. Quindi se l'Africa non funziona, non è perché l'Africa ha inerentemente qualcosa che non va, perché gli africani sono primitivi, sono barbari, eccetera, no? Ma c'è questa responsabilità che ci aiuta quantomeno a capire le motivazioni del perché questa gente si trova in una condizione di povertà e perché vuole migliorare le proprie condizioni di vita. E ci permette anche di capire come per molti stati è stata costruita una ricchezza della quale ancora noi oggi godiamo e che è stata costruita durante il periodo coloniale, forse meno per l'Italia, ma pensiamo alla Gran Bretagna o alla Francia con i loro imperi che praticamente coprivano quasi tutto il mondo. E cosa si può fare?
Allora, secondo me la scuola è il punto dal quale partire, perché è lì che i bambini poi incontrano la differenza, no? Che molto spesso hanno a che fare con bambini che provengono da altre parti del mondo, perché ormai le nostre classi sono multiculturali quasi dappertutto, quasi in tutto il paese. Quindi è lì che c'è chi sarebbe bisogno di porre le basi per evitare questa single story o questa sedimentazione di quegli stereotipi e pregiudizi che magari i bambini imparano a casa e che si portano con sé il giorno in cui entrano a scuola, no? Perché lo prendono dai familiari, dagli amici, dal contesto, diciamo, al di fuori della scuola. Poi nel momento in cui entrano a scuola e incontrano la differenza, lì avremo bisogno, tanto bisogno di docenti della scuola primaria preparati e capaci di creare le condizioni affinché non si sviluppi il razzismo, non si radichi il razzismo. Ce ne sono di docenti molto, molto bravi, no? Ne ho conosciuto, con alcuni di questi collaboriamo anche per diffondere, no, l'antirazzismo nelle scuole. Però secondo me ci sarebbe proprio bisogno di una maggiore formazione dei docenti in tal senso per far fronte a questa situazione multiculturale. E poi i mass media. Io inorridisco quando leggo certi articoli di giornale che parlano dell'Africa, al di là parlo dell'Africa come paese, ma recentemente mi era capitato di leggere un articolo che parlava di una visita di Conte in Etiopia, un articolo di Repubblica, credo, e il giornalista diceva che la visita era stata particolarmente positiva, avrebbe portato a sviluppi proficui per entrambi i paesi, che si basavano sulla lunga storia di amicizia tra i due paesi. Allora, cioè, va bene che ci sia stata una storia di amicizia, magari negli ultimi decenni c'è stato un rapporto di collaborazione, ma l'Italia ha colonizzato l'Etiopia, il fascismo, no? C'è stata l'aggressione fascista dell'Etiopia, hanno usato i gas chimici, hanno ucciso la popolazione, c'è stata la strage di Addis Abeba. Cioè, il fatto che si usi con così poca cognizione di causa, no? e profondità storica, affermazioni di questo tipo, dà un'immagine sbagliata al lettore medio. E insieme al mio collega antropologo Luca Giordan sempre dell'Università di Bologna, abbiamo avuto la fortuna, penso è il privilegio di poter fare un corso per i giornalisti della RAI a Roma, la RAI Academy, nella quale abbiamo affrontato tutti questi aspetti e gli abbiamo dato un glossario che abbiamo scritto noi di una cinquantina di parole che servono per parlare in maniera corretta del continente africano, con particolare riferimento al contesto giornalistico italiano. Non so se avrà un effetto, ma diciamo sono piccoli passi che possono innescare dei cambiamenti. Poi sappiamo che i cambiamenti necessitano di questo tipo e della società necessitano di tanto tempo per potersi affermare, e questi insomma sono così piccoli passi che però secondo me sono importanti, soprattutto il partire dai bambini. Quello che mi ha colpito è la sottolineatura del fatto che prima che iniziassero gli scambi basati sulla cessione di schiavi in Africa, un periodo in cui l'immagine dell'Africa era quella, diciamo, di una... gli europei pensavano... Ma era dominante l'atteggiamento di chi crede di avere a che fare con dei soggetti su un piano di parità, di tutti però. E questo naturalmente è significativo, perché invece in seguito l'interscambio ha convinto gli europei della loro superiorità e quindi sono stati incoraggiati a sviluppare, a manipolare. Ora, questo cosa ci può insegnare? Che in effetti la gerarchizzazione dei rapporti umani avviene quando c'è una relazione materiale o di comunicazione
ed è inevitabile che ci si utilizzi l'immagine che l'altro ci rimanda per farci in questa gerarchia che inevitabilmente si esiste. In Europa, ad esempio, inglesi, francesi, tedeschi, italiani, hanno degli stereotipi gli uni degli altri, perché hanno interagito per secoli e hanno anche commettono degli errori madornali nel giudicare, mettersi le mani nei capelli quando sentono. Quindi, voglio dire, a maggior ragione quando le differenze sono maggiori da ogni punto di vista, è inevitabile che ci sia una sorta di una gerarchia esplicita o implicita, ragionata o non ragionata, evidentemente perché i rapporti umani non sono mai perfettamente armonici, equilibrati e strutturati secondo l'ideale dell'uguaglianza universale. Purtroppo questo non accade. Nella realtà c'è sempre il superiore e l'inferiore. Ma neanche, dire, in una famiglia, al di là della giusta rivendicazione della donna di poter relazionarsi al partner su un piano di parità, però alla fine questa parità non c'è. Ci si sbilancia o da una parte o dall'altra, quindi o predomina l'elemento femminile, quindi la donna che, come dire, governa la casa e la relazione, oppure il contrario. Ecco, il contrario è peggio, è peggiore perché l'uomo è più violento, no? Se vogliamo semplificare. Così accade tra le culture, tra le civiltà. Quindi, insomma, noi non dobbiamo commettere l'errore di mescolare il dover essere con l'essere. Noi abbiamo l'immagine dell'umanità che deve essere, deve confortarci, perché il futuro non può essere rappresentato come un accecamento, il buio della violenza, insomma, il conflitto che aumenta, l'escalation, eccetera, ma abbiamo tutti il desiderio di un'umanità che muove verso il riconoscimento della parità e della dignità di tutti gli esseri umani. Altrimenti, se non ci fosse questa aspirazione, noi non saremmo qui a parlare della colonizzazione, delle violenze perpetrate dagli italiani in Etiopia, eccetera. È chiaro che se invece noi facciamo un discorso, storicizziamo quello che è accaduto, allora diciamo che la rappresentazione può essere diversa, più realistica, appunto non incompleta, ma completa, quindi noi completiamo il quadro e quindi facciamo storia. Storia in un senso che, diciamo, riesce a cogliere anche gli aspetti che sono messi in ombra da queste esplosioni di violenza. Il rapporto agli esseri umani è comunque un rapporto conflittuale. Vediamo nelle dispute ideologiche, in ambito politico, vediamo in tutti i campi possibili, immaginabili, il confronto spesso sfocia nel conflitto. Il conflitto a sua volta è prelude alla violenza vera e propria. Quindi l'immagine un po' irenica dell'umanità che non riesce a comprendere, eccetera, è un'immagine, insomma, che potrebbe non risultare sufficiente per educare. Io sono d'accordo sul fatto che bisogna educare gli studenti a comprendere che l'altro non è un mostro, che abbiamo dei doveri nei confronti degli esseri umani, tutti quanti. Però questo io credo che sia uno sforzo che tutti noi dobbiamo assumerci la responsabilità di portare avanti. Al tempo stesso però guardare anche ai fatti, ad esempio le differenze tra i colonizzatori. Un intellettuale senegalese una volta in una conversazione per strada mi ha detto, guardi, riferendosi ai colonizzatori, ai francesi e agli inglesi e agli italiani, la differenza è che i francesi e gli inglesi hanno rapinato i territori che hanno occupato a lungo e che ancora oggi, come ben sappiamo, sfruttano, opere, eccetera, eccetera, mentre gli italiani almeno hanno lasciato delle infrastrutture, strade, edifici vari, costruzioni varie, eccetera. Questo naturalmente io non ho gli strumenti per approfondire questa
questa esternazione di questo signore molto colto. Quindi anche qui vediamo l'introduzione di una differenza, quindi un giudizio di valore molto diverso tra gli uni e gli altri. Mentre l'immagine che in Europa si è fatta durante il fascismo e anche dopo è il contrario, che gli italiani sono stati dei delinquenti perché hanno, cioè, criminali che hanno portato, hanno aggredito gli etiopi, eccetera. Mentre si taceva sui crimini che, ad esempio, in Africa, Sudafrica, hanno commesso paesi, violenze di ogni genere commesse anche dai francesi. Voglio dire, quindi era per condannare, pur di condannare il colonialismo italiano, si taceva sulle nefandezze del colonialismo inglese e francese. Quindi si rovesciava sostanzialmente quel giudizio che invece adesso alcuni danno da parte di... E quindi sul discorso dello stereotipo incompleto sono d'accordo, bisogna però completarlo. Bisognerebbe completarlo con un lavoro storico, storicizzare, ad esempio col terrorismo, il terrorismo che risale a qualche decennio fa in Italia. Noi l'abbiamo condannato, ma non basta condannare, bisogna storicizzare, bisogna comprendere, contestualizzare e fare un lavoro serio sui documenti, vedere se emergono fonti come quello che fa lo storico, ovviamente. Riscrive ogni volta la storia per cercare di comprendere meglio quello che è accaduto. Allora, questo l'avevo solo usato, ma era così, perché questa è stata una relazione molto stimolante e devo dire molto contento di aver invitato appunto la professoressa Laver. E non so se ci sono altre domande, altre osservazioni magari. Io volevo solo due cose, ringraziare la professoressa Pallaver intanto. Sì. La tematica e anche il materiale. È possibile poi condividere anche questo materiale? Io insegno in un liceo artistico, per cui tornerebbe anche utile, anche appunto nella sua essenzialità, alcuni riferimenti, ecco, se è possibile condividere, ringrazio. E tornando al discorso anche della collega De Vita, come insegnanti sicuramente possiamo agire. C'è però un grossissimo problema di manualistica. Intanto voi dovete lavorare proprio a livello di lobby, possiamo dire, insomma, seriamente sulla manualistica, perché viene affidata spesso anche a persone che non hanno questa visione. Intendo i manuali di storia, no? E le parti anche in quinta sull'Africa sono irrisorie e non sono certo in questa direzione, parliamoci chiaro. Quindi il colonialismo in qualche modo poi si fa in fretta, perché purtroppo il programma è immenso. Figurati, certo. Sì, effettivamente questa è un'osservazione molto giusta. Noi diciamo che abbiamo poca capacità di fare lobby, perché sembra che il comparto manuali sia un dominio esclusivo di alcuni. Nel bunker, no? Esatto. E quindi, non c'è... Sì. Quindi voglio dire, già arrivare alla decolonizzazione è già molto. Arrivare già agli anni 60, ma nelle ultimissime ore in cui c'era la nevrosi dell'esame di Stato. Insomma. Per esatto. Cui è un grosso problema. Perché? Perché magari proprio sei partito dal colonialismo, no? Perché magari non sei riuscito, o il collega da cui hai ereditato la classe non è riuscito a completarlo in quarta. Quindi sono programmi vastissimi, no? E ogni quinquennio che passa, ovviamente, se vuoi fare bene, insomma, ovviamente con due guerre mondiali, implicazioni, per cui anche questi approfondimenti che sono fondamentali, magari farli durante un modulo sul colonialismo. Però noi siamo le superiori. Le medie sono completamente, no, Claudio, da riformulare come programmazione. Le medie vanno da Adamo ed Eva appunto a oggi, solo che in modo più sintetico. È completamente assurdo. Le medie va tutto riformulato, e proprio lavorando su tematiche in modo che arrivino alle superiori e che abbiano questi blocchi. Questo è uno
fondanti, non che abbiano fatto la prima o seconda guerra mondiale, no? Questo è il concetto. In Italia, quindi, è una questione politica e culturale. In Italia la scuola media va riformata completamente. Quindi poi le elementari, sono d'accordo, io ho 3 figli, quindi insomma, su queste cose, no? Sappiamo, c'era anche, lei ha fatto vedere l'elefantino a Baro, mettevamo tutti, ma c'era anche il giallo, il nero, la storia del giallo, voglio dire. Quello però era fatto in un certo modo, in qualche modo. E, era l'unione poi, no? Il sincretismo, eccetera. Però passa e veicola ovviamente anche da quell'età. Gli elementari sono decisivi ovviamente, c'è l'imprinting. Quindi io sono d'accordo che la scuola, essendo di massa, è il veicolo privilegiato. Oggi ho trovato ex studentesse diplomate 3 anni fa e dico, dai, leggete ancora poesie? Dice, no prof, poesie no, erano quelle brave. Romanzi sì, ecco, se non facciamo noi, per dire, la poesia bene a scuola e quindi quello che gli lasciamo, poi è difficile che, ad esempio, una stessa cosa, se non si fanno a scuola queste cose e poi nemmeno il giornalismo lo veicola, è difficile. Noi abbiamo un ruolo enorme, sì, dalle elementari alle medie, enorme. In questi 13 anni si forma l'individuo praticamente. E il cittadino, poi, dire, no? E il cittadino, sì. Sì, il cittadino, quindi ora c'è anche educazione cittadina. Ecco, adesso ad esempio c'è anche 33 ore nel triennio sulla cittadinanza. Questo potrebbe essere, non che si può fare questo, si può fare quello, un modulo fisso, ad esempio. Potreste anche, come dire voi, anche sempre la famosa lobby, insomma, far sì che anche al Ministero, in qualche modo, almeno questo modulo sia obbligatorio, perché non penso sia uno dei tanti possibili, è decisivo. Io ho una ragazza nigeriana, e in quinta, che è arrivata con la Croce Rossa, eccetera, eccetera, con tutto quel che significa, insomma. E il primo anno, pur essendo una classe di tutte ragazze, alcune sono state dietro veramente eccezionali, come diceva l'amico Tugnoli, presidente, sostanzialmente all'interno della stessa famiglia hai le differenze e i conflitti, quindi due praticamente l'hanno adottata, formidabili, cosa che, cioè, proprio gli stavano dietro in tutto. Altre invece l'hanno isolata, se non attaccata. Quindi poi abbiamo risolto, ora sono coesi, no? Anche lei portava le sue problematiche. Però per dire, anche questa realtà del ragazzo africano, così come il pakistano asiatico, è una realtà quotidiana nelle scuole. Quindi da lì tu parti, così come le elementari, le medie, insomma. La scuola è luogo privilegiato, non c'è alcun dubbio su questo. Per cui bisogna tutti assieme, anche voi, insomma, come gruppo che lavora in questa direzione, fare lobby e incidere, perché avviene così, insomma, proprio nello stare fermo. Però i manuali sono fondamentali. I manuali sono fondamentali, sì, anche l'educazione civica può essere un'occasione adesso, perché 33 ore non sono poche, se no si finisce che si farà di tutto e di più, cose veramente anche inutili, giusto per riempire all'italiana. Invece, ecco, che questo sia un modulo fisso che viene fatto, no, almeno nel triennio, ma non solo, c'è anche nel biennio ora l'obbligatorietà, quindi 5 anni sono 33 ore obbligatorie con esposizione, 5-10 minuti all'esame di Stato, quindi questa è un'occasione per questo, questo, insomma, grazie ancora, insomma, per questo, sì, no, questo è molto importante. Non sapevo di avere un pubblico questa sera di docenti delle scuole, questo mi fa ancora più siamo più un po', piacere, po' perché... ma insomma interessati. Bene, no, infatti è bello perché diciamo, secondo me se riusciamo a collaborare, insomma, e a noi arriva anche quelle che sono le vostre impressioni, le vostre anche necessità, no? Perché è molto difficile poi per noi incontrare docenti delle scuole, se non i docenti dei nostri figli, ma insomma il rapporto è un po' diverso. So che ci sono due docenti, penso ormai in pensione di Milano, che hanno pubblicato un libro e che adesso hanno rifatto e reso disponibile gratuitamente online, su come integrare la storia del colonialismo nei manuali della scuola superiore. E quindi stanno, perché loro proprio dicevano, il problema è che il colonialismo viene trattato in diversi capitoli del libro, no? Quindi facciamo questa metafora del fiume carsico, no? Che il colonialismo compare, poi scompare, poi ricompare, poi scompare. Quindi agli studenti non arriva un messaggio di un qualcosa che ha una sua continuità e che ha delle conseguenze sul lungo periodo. Quindi quello
come diceva lei, delle tematiche, no? di fare in modo che i ragazzi arrivi un messaggio chiaro e non spezzettato tra mille eventi, tra mille date, tra mille nomi, come avviene appunto le scuole medie, dove i ragazzi, a mio parere, non hanno neanche probabilmente la capacità ce l'hanno, ma non hanno lo stimolo, no? per affrontare la storia da quel punto di vista. Quindi sì, sicuramente anche quello dei manuali è un contesto nel quale c'è molto da fare. È importante, sì. Perché poi, voglio dire, come ha detto la collega De Vita, lei per proprio interesse, per tempo dedicato, poi affianca pochi, insieme, parliamoci chiaro, pochi docenti insegnanti lo fanno questo. Per il manuale, anche per i ragazzi. Anche il ragazzo che sta assente, cioè sempre di più loro sono legati, anche molti insegnanti, no? al manuale, che è statico però, per cui se è ben fatto va bene. E se no? Ma poi da integrare, insomma, ci vuole capacità, ci vuole tempo e anche nella trasmissione ai ragazzi non è facile, cioè è un lavoro in più per tutti. Quindi già il manuale deve essere corretto e bisogna pretenderlo. Siamo nel terzo millennio, andiamo su Marte, voglio dire, possiamo pretendere con manuale questo aspetto. Sì, lo costano anche parecchio questi manuali. Tutto. Sì. E poi li cambiano, voglio dire, vengono, cioè, fanno edizioni nuove ogni 2-3 anni, quindi non è ci che dici, beh, dura 10 anni, non si può fare niente. Quindi ben venga, insomma. Bene. Ecco. Fatto l'impostazione proprio del manuale. I programmi, anche corsi d'aggiornamento. Certo. Anche corsi d'aggiornamento, anche questi per gli insegnanti sono importanti, certo. Se riuscite a proporre, insomma, eccetera, anche online, anche in questo periodo, sono molto importanti, non solo per gli insegnanti di storia, ma in generale, insomma, ecco, perché ad esempio anche nei manuali di italiano, come c'è una certa letteratura francese, potrebbe anche esserci qualche poesia, qualcosa sulla letteratura anche africana, ad esempio. Perché no, voglio dire, bisognerà un po' andare in una direzione modificata, almeno nel biennio delle superiori, dove tu puoi fare, no? Senghor. Senghor, sì. Che tratterete, c'è nei manuali di letteratura francese della scuola italiana, mi diceva, parlavo con mia sorella qualche tempo fa, mi diceva che nel suo manuale c'era Leopoldo dal Senghor. Nell'antologia proprio, quindi insomma. Ma nell'antologia di francese? Nell'antologia di letteratura francese. Però, o sì, della letteratura italiana? No, della letteratura francese. Io intendevo proprio nella letteratura italiana, nel senso che nel comparativismo, come troviamo Baudelaire, i simbolisti? Sì, si potrebbe. Oppure facciamo Keats, Shelley, insomma, no, voglio dire, un Senghor o da altri, cioè, anche da lì passa, poi con la traduzione, insomma, eccetera. Ovviamente, però. Nel corso sulla filosofia è particolarmente delicato, da questo punto di vista i manuali italiani sono veramente arretrati, ci sono ottimi manuali, straordinari, filosofia, però non contengono le filosofie del mondo. Allora, tranne un'eccezione che è Balducci, il quale negli anni Ottanta scrisse Storia del pensiero umano in 3 volumi. Storia del pensiero umano, quindi evidentemente comprendendo anche le filosofie extraeuropee. E qui il concetto di filosofia che entra in gioco, perché prevale ancora l'idea che la filosofia sia nata in Grecia nel VI secolo, e quindi se noi abbiamo questo concetto di filosofia molto ristretto e culturalmente, storicamente determinato, è difficile poi vedere che esiste una filosofia anche in Africa, come io ho avuto modo di constatare correggendo con la revisione di articoli, che faccio il revisore anche di articoli di filosofia e teologia, e mi ha stupito la grande creatività di questi studiosi proprio dell'Africa, di Senegal, Nigeria, insomma. Quindi è venuto il tempo per ritornare al sogno di Balducci, naturalmente, che però è rimasto lettera morta. È importante capire che il pensiero umano non è nato con i greci nel VI secolo. Il pensiero umano non è limitato soltanto all'Europa, cioè il pensiero umano anche che va oltre.
Comunque, ecco. Il pensiero occidentale, certo. Il pensiero che vuole globalizzare, sì. Il pensiero mondiale. Sì, perché certamente Virgilio Melchiorre ha pubblicato una decina di anni fa un Atlante della filosofia mondiale, della filosofia del mondo. Una sorta di antologia con interventi di studiosi dei vari continenti, ma un lavoro naturalmente complicato, difficile, e che tuttavia permetterebbe di progredire nella strada che abbiamo tracciato, abbiamo delineato questa sera. Bene, allora decidiamo di chiudere questa conversazione e ringrazio di nuovo la professoressa Laver, che spero di incontrare di viso prima o poi e che di vederla appunto di la partecipazione di persona a una futura conferenza. Ecco, grazie ai presenti, Loredana, grazie a voi. E Massimo, insomma. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie. Arrivederci. Grazie, buon proseguimento, grazie. Altrettanto, arrivederci.